Due derby a Polo Lucani, chi cerca di allungare sul podio e chi invece vuole dare un calcio al Covid. E il menù delle altre sfide che interessano da vicino Puglia e Basilicata nella domenica della trentunesima giornata del gruppo C di Serie C. Copertina per la Virtus Francavilla. Dopo il K.O. nel derby di Bari, la squadra di Roberto Taurino è chiamata a ripartire in casa, dove ha fatto più punti di tutti, ben 38. Di fronte ci sarà una paganese quart'ultima e alla ricerca di punti salvezza vincere permetterebbe a Paterno e Compagno di conservare la terza posizione a prescindere dal risultato di Avellino Palermo. starta alle 17.30, guarda ancora al podio, distante ora a 4 punti il Monopoli, il team di Alberto Colombo rilanciato dai successi contro Juve Stabi e Catanzaro, dovrà andare a Viterbo contro il Monterosi, fischio d'inizio alle 14.30, senza tre elementi appiedati dal virus. Alle 17.30 potenza arriva il Taranto in una partita con punti pesanti in palio, il team di Arleo rilanciato dal 3 a 0 di Latina cerca continuità dopo un filotto di 11 punti in 8 gare che lo hanno tirato fuori dal fondo della classifica. Quello di la terza invece è in crisi di risultati e cerca una vittoria, ma è arrivata in questo 2022 per tenere a distanza la zona play-out. Oggi a meno 3, incrocio tra due squadre che inaugurano la zona play-off in Foggia Picerno. Allo Zaccheria si sfideranno i rossoneri di Zeman, oggi noni con 41 punti e a secco di vittorie da 3 turni e la squadra di Colucci, decima quota 40 e senza successi nelle ultime due gare. Chi romperà il digiuno basta aspettare il fischio d'inizio delle 17:30.